Varcato il primo cancello, fui spogliato di ogni cosa, dei documenti personali e di tutti gli indumenti. Nudo, passai per la registrazione di entrata che consisteva nell'assegnazione di un numero. Il mio fu 142.192. Era il mio nuovo nome e cognome. Uomo numero 142.192. Rasatura di una striscia di capelli in mezzo alla testa. Poi mi furono dati un paio di rozzi zoccoli e un vestito a strisce zebrate con la sigla di nazionalità dentro un triangolo rosso e la scritta IT, Italia. La sigla della nazionalità era molto importante per distinguere gli internati contro cui la rappresaglia degli aguzzini sarebbe stata più violenta. Nell'aprile del 1945, approssimandosi la disfatta, migliaia di cadaveri, non potendo essere cremati, furono ammucchiati all'aperto.